Ma chi è? La Laura. Laura? La Mucina. Ah. Che dice? Sta arrivando? Come che dice? Dice che... che dopo se andava a cena dopo. Offre lei? Se no non dice? Ci vengo. Offre lei? Ma non è quello. Offre te. Sì, vabbè, ciao Laura, ciao, andiamo. Ma come? Roma, Teatro Manzoni, Starlight Movie On e al Festival Internazionale dei Corti Indipendenti. Per stasera Starlight è una bella sorpresa. Abbiamo un grande amico, Max Bartoli, un grande regista di un grande cortometraggio, si chiama Ignotus, che ha vinto 25, ha fatto uno sfracello praticamente questo film. 25 premi in un anno. Beh, questo ci fa molto piacere. Ce ne vuoi parlare? Il festival diretto da Renato Francisci è stato molto carino e invitarmi stasera, invitare me e Sergio Sivori, che è l'altro co-produttore oltre il protagonista del cortometraggio, per darci questo Best Achievement 2007, per celebrare diciamo i risultati ottenuti dal corto. E siamo contenti perché questa è, a mio parere, la più bella manifestazione a cui abbia partecipato in Italia, è una delle più belle a cui abbia partecipato nel corso degli ultimi 18 mesi. Io ho fatto 30 festival, tra cui New York, Los Angeles, San Fernando, Houston, Capri Hollywood, e questa manifestazione è veramente ben riuscita, mi ha stupito per il livello di professionalità espresso. La tua regia? Considerando un occhio esterno, come la definiresti? Difficile chiedere a un regista come considera la propria regia. Hai spazio libero, è normale. Sì. Io mi considero un'impostazione molto americana, nel senso che amo fare una lunga preparazione. Per questo corto abbiamo fatto 3 mesi di preparazione, 130 storyboard, eccetera, eccetera. Non amo improvvisare, anche se poi sul set, se è richiesto improvvisare, si improvvisa. Diciamo che la cosa che ho visto funzionare molto, vivendo all'estero buona parte del mio tempo e avendo a che fare con gli americani, è il fatto di sposare la nostra creatività italiana e comunque il fatto che noi come italiani abbiamo nel nostro DNA 27 secoli di cultura, quando ce la ricordiamo, con la pragmaticità americana. Questo può essere vincente per tutti i giovani artisti, registi soprattutto, che magari in questo momento stanno alle prese con il loro primo progetto. Che consiglio daresti? Io dare consigli agli altri mi sembra difficile. Uno, puntare sempre alle stelle per arrivare alla luna. Due, moderare questa dose di grosso entusiasmo con una grossa dose di umiltà e studiare sempre tanto, perché non si finisce mai. E tre, circondarsi sempre di persone che ne sanno più di voi, sempre, in assoluto. Quarta e ultima cosa, se qualcuno deve dare un consiglio, l'entusiasmo è l'unica cosa che quando uno comincia deve esserci, perché è contagioso. Con l'entusiasmo riuscirete a farvi dare cose gratis. Io ho fatto un corto che sarebbe costato 120.000 euro e ne è costati 20.000 dollari. Se non avessimo avuto una bella dose di entusiasmo, Sergio ed io non ci saremmo mai arrivati. Maestro, anche maestro, bisogna essere maestri anche in questo. No, maestri no, allievi sempre. Allievi sempre però. L'importante è provare. E questi giovani artisti, pensi che portali come Starlight 2010 oppure Corto.it possono eventualmente aiutarli ad avere una migliore visibilità? Senza ombra di dubbio. Io sono tornato adesso dagli Stati Uniti, oggi farò un annuncio, lo vedrete poi nelle immagini della serata. Con molto piacere. Un annuncio in anteprima, prima ancora dell'ANSA. Sono tornato in America 8 mesi fa con Ignotus, dopo aver vinto diverse cose, e con un'idea di una sceneggiatura. Taglia, scusa un attimo.